Pinerolo come Las Vegas, l'eleganza. E a proposito di eleganza, è tornato qui al teatro Il Moscerino a farci visita la grandissima stand-up comedy elegante di Andrea Bertora. No, per favore non applaudite, perché in realtà chiedo scusa anche a Luciano e Claudio. Io avrei dovuto preparare un pezzo per questa sera, ma non ce l'ho fatta. No, mi sono messo lì, ci ho provato un sacco di volte. Mi mettevo lì, scrivevo due righe e niente, poi non riuscivo ad andare avanti. Mi rimettevo là, ne scrivevo altre due e non riuscivo. È così, è che sono proprio inconcludente di natura. Se io riuscissi almeno una volta a finire una cosa che comincio. E niente, quindi siccome non ho il pezzo, ho preparato un elenco, una lista dei miei 10 incipit migliori. Alla fine è l'unica cosa che riesco a fare. Così. Al numero 10. A me piace fare gli elenchi. Li scrivo in Times New Roman, grandezza del carattere 12, interlinea 1,5, testo giustificato, colore del carattere bianco. Bianco. Al numero 9. Io ho un talento paranormale. Riesco a vedere cose che nessun altro riesce a vedere. Tipo Rete 4. Questo è un pezzo che avrei potuto portare avanti prendendo in giro la vocina di Mario Giordano, però sarebbe stato body shaming. E io body shaming non lo faccio, men che meno nei confronti di una donna. Assolutamente no. Incipit numero 8, incipit diciamo tradizionale. Buonasera a tutti, sono Andrea Bertora, ho 47 anni, sono del segno del leone e piscio da seduto. Questo pezzo poteva andare avanti in un solo modo, spiegando perché piscio da seduto, però il motivo è talmente insignificante e poco interessante. Io piscio da seduto perché sono pigro, non mi va di alzarmi dal divano. Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Al numero 7, credo, o 8, dove ero arrivato? Al numero 8, sì, numero 7. Numero 7. Questo è anche un incipit, no. Numero 7, mio padre me lo disse troppo presto, me lo spiegò troppo presto come nascono i bambini. Ricordo che eravamo in macchina e io inchiodai di colpo. A livello di sessualità sono sempre stato poco smart, poco. Io fino all'anno scorso, come metodo anticoncezionale, sparavo alle cicogne. Al numero 6, ieri sera ho visto un film giallo porno. Spoiler, alla fine viene il maggiordomo. Al numero 5. L'anno scorso mi è caduta la telecamera e si è rotta. Che trauma. Non mi sono più ripreso. Questa è la 5, giusto? Sì. Sì. Memoria è quella che è. Numero 4. Numero 4. Scusate, oggi sono un po' triste, perché proprio oggi mio cugino Ettore avrebbe compiuto 40 anni. Purtroppo però è nato a gennaio. Ciao Ettore. Al numero 3, domanda per i telepati. Questo è un pezzo che potrebbe durare dai 20-25 minuti, così per chi è pigro, io sono pigro, mi tolgo 25 minuti di spettacolo così.
Al numero 2, buonasera, adesso vorrei dirvi una cosa che sembrerà banale, ma non lo è. Banane. Agghiacciante. Sei tremendo. Numero uno non ce l'ho, sono inconcludente. Grazie a tutti, grazie. Andrea Bertola!